È tornata da One. Non ce l'ho in tasca la Rewan. No, mannaggia, non ce l'ho. Potevo tenerla qui. Vabbè, fa niente. Ce l'ho sempre in tasca di solito la Rewan. Adesso mi manca. Ok, vabbè, niente. Eccola ragazzi, la Rico di casa Da One, nuova sigarettina elettronica di casa Da One. L'ultimo video che abbiamo visto di casa Da One era il video della Rewan con il suo powerbank che continua ad utilizzare. E infatti diciamo, è strano che non ne abbia in tasca, perché ce n'ho due, anzi tre ce n'ho. Tre ce n'ho sempre in giro ed è strano che io non ne abbia una in tasca in questo momento. Però ragazzi, vi assicuro che è prodotto che continuo ad utilizzare alla stragrande. Hanno fatto questa nuova versione Rico, appunto, dove valgono tutte le regole che ci eravamo già raccontati nel precedente video, e cioè la pod è assolutamente intercambiabile con questa, con la Rewan, con la River, con la River Me, insomma tutte le pod di casa Da One sono intercambiabili nei loro dispositivi, e questo appunto non fa eccezione. Quindi la pod della Rewan, il serbatoio della Rewan, il tank della Rewan è compatibile anche naturalmente all'interno di questo dispositivo, quindi su questo una garanzia, non dovete impazzire a cercare delle pod diverse, ci vanno sia le 1 e 2 che le 08, che sono le nuove pod che Da One ha fatto. Qualcuno di voi nel precedente video mi ha chiesto la differenza. Ragazzi, sono entrambe buone, sia la 1 e 2 che la 08. La 08 secondo me è un po' più aromatica e io preferisco la 08. Tant'è che all'interno della confezione della Rico troviamo proprio la 08, e non solo. Troviamo anche un manuale d'uso, troviamo una cordicella per appenderci la pod al collo, troviamo un cavetto di ricarica USB-USB-C, troviamo un filtro in cotone, troviamo un drip tip in plastica e poi appunto troviamo la nostra pod da 0.8 ohm. Tra l'altro vi mostro anche una cosa che mi ha dato in fiera Da One, la fiera di Padova, mi ha dato questo drip tip che non ho ben capito se sarà poi all'interno delle future confezioni dei dispositivi oppure se sarà poi acquistabile separatamente, non ne ho veramente un'idea. Comunque il drip tip in plastica che loro fanno, che secondo me è già fighissimo perché è comodissimo da tenere in bocca, io con la Rewan mi ci trovo veramente benissimo, ne hanno fatto una versione a il gommino, quindi a questa parte morbida, gommosa, quindi la forma è la stessa del precedente, ma invece che essere completamente in plastica, questo rivestimento in gomma che in bocca dà una piacevole sensazione anche agli amanti di quelli che vogliono tenere il drip tip tra i denti. Pod Mod naturalmente da 2 ml di capacità, pod che non ha la coil sostitutiva ma dovete cambiare tutto il tank in plastica alla fine della vita della resistenza. Il tip invece è intercambiabile, potete utilizzare quello in plastica oppure quello in cotone, e per effettuare il refill basta sollevare il gommino, andare a caricare i 2 ml del vostro liquido preferito, chiudere, attendere sempre 5 minuti che il liquido inzuppi bene il cotone della resistenza e poi potete partire ad utilizzarla. La batteria invece è una batteria da 1350 mAh. Sembra impossibile, in questo scatolotto così piccolo ci sono 1350 mAh. E sono tutti reali, ragazzi, perché poi nella giornata in pod andremo a trarre le somme su quanto è durato questo dispositivo. Troviamo sulla parte frontale un foro di ingresso dell'aria, un tasto Fire e un LED. Tasto che appunto fa sia da tasto Fire che da tasto selezione che da tasto di accensione e spegnimento, perché con 5 clic accendiamo e spegniamo il dispositivo. Se clicchiamo invece velocemente 4 volte il tasto Fire possiamo attivare o disattivare il tasto Fire, facendo sì che il dispositivo funzioni solo ed esclusivamente con il tiro automatico. Quindi se la dovete mettere in borsa o la dovete mettere in tasca, voi cliccate 4 volte, il tasto Fire si disattiva ma il dispositivo funziona praticamente solo con il tiro automatico. Se invece a voi piace schiacciare il pulsante per attivarlo,
altri 4 clic e il tasto si riattiva. Mentre abbiamo la possibilità, cliccando 3 volte velocemente il tasto, per regolare la potenza del dispositivo. Quando cliccate vi appare la luce bianca, avrete la massima potenza, con la luce blu avete la potenza media, con la luce rossa avrete la bassa potenza. LED che con queste colorazioni indica anche lo stato residuo della batteria. Con la luce bianca il dispositivo sarà carico dal 100 al 70%, con la luce blu dal 70 al 30% e quando il LED diventa rosso mentre tirate vuol dire che la batteria è sotto il 30% e dovrete mettere sotto carica il dispositivo. Sotto troviamo la presa USB-C per la ricarica e basta, non c'è nient'altro, è un dispositivo piuttosto semplice anche se vi dà la possibilità di avere quelle 2 o 3 regolazioni, soprattutto sulla potenza e sul disattivare il tasto. Non ci sono le vette di regolazione dell'aria, quindi l'aria è fissa e qui devo dire che preferisco decisamente il tiro della Rewind, perché la Pod è la stessa, nella Rewind il tiro risulta molto più chiuso e contrastato, qui decisamente più arioso. Prima di parlare di tutto il resto, andiamo a vederci anche la giornata in Pod. Giornata in Pod! Ore 8:30, inizio della nostra giornata in Pod con la Rico di casa da One. Le coil sono le stesse della Rewind, quindi ottima, parte al primo tiro, ma il tiro è leggermente più arioso della Rewind, anzi molto più arioso. Pod piccolissima e leggerissima, davvero pratica e discreta, anche se sto cordino proprio non si può guardare, brutto brutto brutto. Ore 12:30, ho finito il primo tank e non ho trovato tracce di condensa sotto la Pod o nel vano batterie. La batteria tra l'altro è ancora LED bianco, quindi sta durando tantissimo. Ho continuato ad utilizzare il dispositivo per tutto il resto della giornata, ho fatto naturalmente il refill di liquido e alle ore 19:30 ho finito anche il secondo tank. Nessuna traccia di condensa neppure questa volta e la batteria spinge come se fossimo alle 8:30 di stamattina. Ore 22:30 ho finito la giornata e la batteria è ancora carica, quindi mi ha coperto tranquillamente tutta la mia giornata. E quindi, come avete visto ragazzi, giornata in Pod portata a casa brillantemente dalla batteria. L'ho utilizzata anche il giorno successivo e anche il secondo giorno l'ha concluso quasi tutto, perché ragazzi sono riuscito a fare 4 ricariche, quindi 4 volte il tank, 4 x 2 ml, 8 ml, prima che si accendesse la luce rossa. Quindi io quasi 2 giorni interi, per l'utilizzo medio che faccio io di un dispositivo, io ci ho portato a casa quasi 2 giorni. Quindi questa batteria, seppur non gli avrei dato 2 lire perché è così piccolo, ho detto 1350 mAh, secondo me sono fintissimi 1350 mAh, perché non ci possono stare in un dispositivo che sparisce in mano 1350 mAh. E invece ragazzi ci sono tutti. Il tiro ne abbiamo già parlato, non leggermente, molto più arioso rispetto al tiro della Rewind. L'aroma è lo stesso, ragazzi, l'hit è lo stesso, cioè usa la stessa Pod, quindi direi che possiamo sorvolare su questo argomento. Se volete potete andare a recuperarvi il video della Rewind dove ho parlato un po' più approfonditamente anche dell'aroma e dell'hit, perché qui usa le stesse Pod, inutile ripetermi. Veniamo al lato estetico. Il cordino qua, brutto. Brutto. Voi sapete che io stravedo per Da One, cioè è la mia azienda preferita, perché per il concept che ha dei dispositivi, a me piace molto la filosofia di Da One. Quando c'è da dire che il cordino è brutto, ragazzi, il cordino non si può guardare sto cordino, cioè, e non c'è neanche la possibilità di sfilarlo perché è dentro proprio, credo, incollato, perché non si può guardare, è una roba veramente cheap con questo cordino. Cioè bastava, visto che comunque hai fatto l'accetto per appendertela al collo, secondo me bastava fare semplicemente un gancio, era molto più elegante di così, facevi un gancino dove poi chi voleva se l'attaccava, ma chi non voleva aveva il dispositivo così semplice. Invece con questo cordino che esce, bruttina. Questi dispositivi così, lo sapete, cioè nel senso non è una novità, queste forme non mi fanno impazzire. Carina e sfiziosa perché diciamo che è piccola, sta in una mano, facilmente l'appoggi sulla scrivania, chi lavora in ufficio, insomma. Esteticamente a me queste forme non piacciono, cioè non lo so, non,
la gestualità, la ritualità delle cose non mi fa impazzire a me personalmente. Però questo è semplicemente un gusto soggettivo. Io sono per i dispositivi a pennina, con quella forma lì che in mano mi regalano qualcos'altro. Se devo avere in mano una forma, tra virgolette, un po' anomala, preferisco avere in mano una box con un atomizzatore, se proprio devo avere qualcosa di anomalo in mano. Non una pod con queste forme, però, ripeto, è gusto soggettivo. Però il dispositivo, devo dire ragazzi, in sé per sé, la batteria soprattutto, paurosa, interminabile. Quindi vi garantisce veramente una gran bella autonomia. Se il vostro problema è l'autonomia, per un prodotto così piccolo di autonomia ne avete veramente tanta. E niente, noi ci rivediamo presto per una nuova video recensione. Come al solito vi auguro una buona giornata e una buona vita a tutti.